Finalmente ci siamo, ragazzi, è finita. È finita. Finalmente ci siamo liberati di questa stagione fallimentare da affiancare alle ultime stagioni, nonché una più merda di un'altra. È dal 2011, dal 2012, 13, 12, 13, 14 e 15. Quattro stagioni, una più fallimentare di un'altra. Sono cambiate tante cose, ovviamente, in questi quattro anni. Soprattutto è cambiata la dirigenza. Adesso abbiamo Ciccio Bello Doini. Sì, Ciccio Bello, lo chiamo Ciccio Bello perché fino a quando non vedo soldi io non ci credo. Non ci credo. Per carità, quest'anno qualche cosa si è mossa, ma niente di grande, niente di esagerato. A parte Shaqiri, che mi è piaciuto all'inizio, poi si è perso per strada. Però credo che sia stata una tattica di Mancini, quindi per... Non ho, tanto ormai la stagione era di merda, quindi secondo me, poi magari mi sbaglio. Ragazzi, telenovela Handanovic, Roma, Inter, non si sa, adesso si sa qualcosina in più almeno, imminente rinnovo di contratto, almeno, questo è quello che si dice. Io i calciatori che non vogliono stare non li terrei, affanculo, quelli che se ne vogliono andare se ne vadano affanculo. Comunque, a quanto ho capito, dice che rimane, quindi a me si dovrebbe aspettare la riconferma. Un secondo portiere, sicuramente sto Carrizzo, è una merda e l'ha dimostrato nell'Europa League. Brutto da vedere, sempre fuori porta, e sulle uscite scandaloso, sulle respinte da fare schifo. Carrizzo bocciato, via, vattene a fanculo. Berni non lo so perché cioè, sinceramente non l'ho visto nemmeno giocare, credo che non abbia fatto nemmeno una presenza, adesso non voglio però che io ricordi, sto numero 46 in giro, non l'ho visto. Difensori, Jonathan, il divino di questa gran coppola di Bacara, via, va a fanculo, meno male, fine contratto, ciao Jonathan, di te ricorderemo sempre i gol sbagliati contro il Parma. Di te ricorderemo sempre le cadute scivolate, di te ricorderemo sempre Johnny, na 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 na, Johnny, ma sicuramente non ricorderemo prestazioni, chissà che prestazioni. Forse in alcune partite aveva messo un po' di cuore, un po' di grinta, quello non glielo voglio togliere, comunque si impegnava, però giocatore proprio di merda, giocatore proprio di squadre di Serie A, ma di quelle basse, forse manco, forse squadre di Serie B, comunque. Buona fortuna, fai quello che cazzo vuoi, basta che non ti vedo più con la maglia dell'Inter. Giovannino di Nazareth, il numero 5. Una merda che più merda veramente c'è solo Ranocchia. Annata da buttare, ha fatto schifo dall'inizio alla fine, 30 e rotti presenze, tutte scandalose. Non avrà fatto forse mezza partita buona, mezza partita in 30-40 presenze. Da prendere e cestinare, perché se vogliamo vincere non possiamo vincere con questi giocatori. Jesus, allontanati dall'Inter, vendetelo, regalatelo, fatelo il cazzo che volete, basta che ce lo togliete dai coglioni. Per quanto riguarda Andreoli invece, poco possiamo dire perché ha giocato veramente poco, ma per quel poco che si è visto sinceramente non è un difensore da poter pensare di tenere, di poter ripartire con un difensore del genere. Sono tutti difensori che non valgono un cazzo. Il reparto difensivo dell'Inter è paragonabile a una prima categoria. Sono da buttare nel cesso, tutti quanti, compreso Andreoli. Campamerda, Campagnaro, Maro, se non te ne vai a fanculo, ma se non te ne vai a fanculo. Brutta cosa inutile. Difensore centrale inguardabile, difensore laterale inguardabile, via, via, nemmeno voglio sprecare tempo con questo qua. Vidic nella seconda parte non mi è dispiaciuto, prima parte problemi, ambientamento, sicuramente doveva pure conoscere un calcio diverso, non ha avuto il tempo, soprattutto con la difesa 3, con Mazzarri, non ci ha capito un cazzo sin dalla prima partita da titolare. Poi invece nella seconda parte del campionato, quando Mancini gli ha dato un po' di spazio e poi un po' di fiducia, ha ritrovato la forma, ha ritrovato insomma il ritmo partita, secondo me proprio male male non ha fatto, in alcune partite ha fatto bene, quindi secondo me forse bisognerebbe pensare magari di tenerlo, anche se non
esageratamente per forza da titolare, però comunque utile al turnover, utile al turnover, qualcosina in più di utile al turnover, ma certo non puoi fare base su un giocatore che comunque già avanti con l'età, però ha molta esperienza, quindi lui è un punticino sopra la media degli altri. Davidello Santon è arrivato a gennaio, veniva da infortuni, iniziato a fare qualche partita, secondo me non ha fatto male e secondo me in questa squadra di merda non giocava proprio malaccio. Lo tengo. Lì mi devo incazzare per forza. Che cazzo ti ha detto questa fascia di capitano? Chi cazzo te l'ha data questa fascia da capitano? Capitano dell'Inter di che cosa? Mi dovete spiegare di che cos'è il capitano dell'Inter? Tu puoi essere capitano, sai di che cosa? Della Longobarda, vaffanculo! Vaffanculo! Una cosa inutile che più inutile non si può! Pieno di errori, pieno di lacune difensive, una cosa schifosa proprio, inguardabile! E poi quando apriva bocca, da questo mi hanno criticato perché esageri, ancora la partita, ancora il campionato deve iniziare, se n'era uscito con le dichiarazioni che potevamo vincere lo scudetto. Dico io, ma tu stai calmo, ma che razza di capitano di merda sei? Ma stai calmo, io posso capire che devi cercare di motivare, ma no di dire minchiate, di sparare minchiate con il botto. Te ne devi andare davanti agli occhi nostri, non ti vogliamo vedere più. Ranocchia, sei una pippa, sei una cacca, Ranocchia. Non meriti di stare all'Inter, figurati di fare il capitano. Porca troia. E ti ho sempre trattato bene, perché te ne dovrei dire ancora di peggiori. Dodò, chi cazzo è? Non si è più visto, io mi ricordo solo di questo che praticamente prendeva la palla, dribblava uno, dribblava l'altro, poi passaggio a 2 metri di piatto, sciabattata, fuori. Un passaggetto, niente di che, una cosa schifosa, inguardabile. Tra l'altro c'è pure l'obbligo del riscatto, quindi te lo prendi nel culo, te lo devi tenere, perché c'è l'obbligo del riscatto, 2 milioni subito e 7 entro 2 anni, quindi questo di qua secondo me rimane. Rimane, puoi fare poco, a me, poi che cazzo ne so. Felipe secondo me ha sbagliato squadra, perché Felipe secondo me doveva essere ingaggiato dal Lourdes. Per forza, 2 partite, 2 rotture, tutte e 2 volte è stato cambiato perché ha avuto problemi muscolari. Ciao Felipe, va, levati davanti cogliuna, va, non ne vogliamo sta gente. D'Ambrosio. Qualcuno l'ha criticato, l'inizio d'anno è stato bellissimo, ha giocato bene, mi piaceva. Poi ha avuto un infortunio che è durato 2 mesi circa. Dopo questo infortunio non è stato più D'Ambrosio di sempre. Non è stato D'Ambrosio del Toro, non è stato D'Ambrosio anche delle prime partite all'Inter. Forse pure un po' appesantito. Ma lo terrei però D'Ambrosio, perché comunque ha fatto delle partite che lasciano ben sperare. Doncor col 54, boh, non lo so, quando l'abbiamo visto, forse l'abbiamo visto qualche quarto d'ora, 5 minuti in partite di merda, quindi non riesco nemmeno a fare un bilancio sopra di questo. Un altro Andreoli, però Andreoli ha fatto qualche partita in più, comunque. Già basta solo che lo leggo, non basta nemmeno nominarlo, basta solo leggere. Scincilla di merda, oh scincilla di merda, te ne vai a fare in culo o no? Scincilla di merda, una cosa inutile, ma quando mai i giapponesi hanno contato nel calcio? Ma quando mai? Quando? Olie Benci forse, e lì te ne devi andare a fanculo, nella squadra di Olie Benci, là, che era la New Team, vattene a fanculo, va, via, fuori dai coglioni sti giocatori, via, a fanculo, mamma mia, oh. Poi c'era anche il 93 qua, Federico Di Marco, ma non l'ho visto mai giocare onestamente, quindi è inutile parlare di questo ragazzo. Non lo so, mi sembra che ha vinto il torneo di Viareggio, se non mi ricordo male, ma non, non, non,
Non sono giocatori pronti per giocare all'Inter. Parliamoci chiaro, se sono giocatori per fare il numero alla lista UEFA, il numero alla lista campionati che deve avere gli italiani, under 21, under 19, cioè, solo per questo servono questi calciatori. Cominciamo dai centrocampisti. C'è l'imbarazzo della scelta. C'è l'imbarazzo della scelta. Comunque, partiamo da il grande talento che tutti appena lo nomini, attenzione, devi stare attento come parli, perché Kovacic. Lo sapete e avete visto sempre i miei video, quindi chi non l'abbia mai visto, adesso faccio un piccolo riassunto, ma comunque sia sapete come la penso io. Uno che è 2 anni e mezzo che è lì e ha fatto sempre partite di merda, a parte qualcuna, tipo l'ultima, che cazzo mi serve più l'ultima, ha fatto una bella partita. Qualche altra partita dove ha trovato quell'Eurogol, un'altra partita in Europa League dove, che mi sembra, se non erro, ha fatto tripletta, forse Stjarnan, qualcosa del genere, ma stiamo parlando di avversari veramente di merda. Nelle partite importanti non c'è stato mai, non voglio dire che è una merda perché non lo è e sa giocare a calcio, però secondo me ha un problema caratteriale che non lo so, boh, forse troppa pressione addosso, non la sa reggere. Kovacic, vi dico la verità, mi sono rotto il cazzo ad aspettarlo. Lo so che sarete contrari, non me ne frega un cazzo, ognuno ha il suo pensiero, io posso anche rispettare il vostro pensiero, per carità, l'ho sempre rispettato. Rispettate pure il mio, poi se non lo volete condividere non lo condividete. Secondo me, cash, soldi, 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 soldi da portare alla cassa. Guarini, si è capito più un cazzo con questo di qua, da quando è successo tutto quel casino con la Juve, tutto, già giocava di merda, con quella poi dopo è successo proprio ancora di più. Poi ha fatto un pochettino di partite buone, perché quando dice sì, sto cazzo di calciatore. E poi è ritornato male, è ritornato di nuovo, diciamo, ai livelli veramente scialbi. Quindi non riesco, boh, non lo so, non lo so. Poi io ho sempre avuto un debole, devo dire la verità, ho avuto sempre un debole, perché quando si prende quella palla e spaccava le squadre, quando ha fatto quel gol da Juve, cioè ha saputo fare delle cose belle nel corso degli anni. Però poi, sai, sei così, un pochettino. Boh, non lo so, ragazzi, non lo so. Su Guarin è difficile da esprimermi, anche perché io tutto sto mercato non lo vedo. Chi dice, sai, mi dice, ti danno 20 milioni, mi dice, allora sì, 18, 17, ma qua io soldi non ne sento parlare, non vedo che ha tutto questo gran mercato. Quindi a sto punto me lo tengo se lo devo regalare. E cerco di farlo giocare con gente che è più capace e forse qualche risultato in più esce. Questo sì, questo era un giocatore disgraziato proprio, un giocatore di merda che si è andato a prendere pure il numero 17. Stiamo parlando di Kunz Merdovic, dallo Stoccarda con furore, per venire qua e farmi morire a me. Vattene a fanculo! Via, via! Non voglio più sentire nemmeno il tuo nome. Vaffanculo. Gary Medel. Medel ha fatto un campionato, secondo me, ha fatto un campionato da medianaccio incontrista, ruba palloni, da 7 e mezzo. Poi, per quanto mi riguarda, quello per quello che è recuperare palloni, per quanto riguarda invece impostazione di gioco, non ha i piedi, fa cagare, a livello di impostare, di fare passaggi giusti, fa cagare, fa stracagare. Però a rubare palloni, è grinta, impegno, fisicità, volontà, non fare mai girare l'uomo, non gli si può dire niente perché l'ha fatto tutto l'anno e l'ha fatto pure bene. Quindi, l'unica cosa che io non riesco a capire è ancora per quale motivo ci ostiniamo a farlo giocare da mediano quando potrebbe essere tranquillamente un buon difensore centrale, da provare. Un altro anno da provare, difensore centrale. Obi, che cazzo è sto Obi? 5 anni che vai e vieni, vai, vieni, vai, vieni, ma quando è che te ne vai a fanculo e non ti fai vedere più? Eh? Dov'è? Verso il Nigeria, dove cazzo è? Ma vattene a fanculo, giocatori di merda! Giocatori di merda abbiamo! Ma via! Giovane di belle speranze! Hassan Nyokuri! Mi sembra veramente un bel giocatore. Ha fatto un paio di partite, non è che ha fatto niente, però ha fatto il derby.
ed entrare a San Siro con tutto esaurito e fare una bella prestazione come quella che ha fatto durante il derby è tanta roba. Mi fa ben sperare. Complimenti a Gnocchi. Brozovic. Brozovic sicuramente è molto caparbio, molto testardo, e sempre, cioè, sempre pieno di grinta, sempre che vuole fare la giocata giusta, però continua, cioè, sbaglia tantissimo, fa tanti errori, passaggi sbagliati, prende ammunizioni che magari non c'è bisogno di prenderli, tipo mi ricordo, adesso non mi ricordo bene qual era la partita, ma è andato a prendere un'ammunizione da stupido sulla tre quarti, laterale, che non, quel calciatore non dava più fastidio, eravamo rientrati, gli ha fatto un fallo, abbiamo preso l'ammunizione, ha preso l'ammunizione. Giocatore che sicuramente deve crescere, però non mi dispiace, non mi dispiace, il numero 77. E poi c'è il profeta Hernanes, un altro anno e mezzo, praticamente sarà un anno e mezzo che gioca con noi. Ma a Sprazzi ha fatto vedere buon calcio, belle cose, a Sprazzi ha fatto vedere, ha fatto schifo. E sempre testardo a non passare mai il pallone, che ancora non si vuole mettere in testa che i tempi sono cambiati. Non si gioca più che tieni tu la palla. Non si gioca più, ormai il calcio è 2-3 tocchi, massimo 3 tocchi e dai la palla. Da un giocatore che ha il dribbling, ogni tanto giustamente può provare l'azione personale, ok? Cercando di dribblare uno, due, portarsi la palla sul destro o sul sinistro, tanto poco fa differenza con i suoi piedi, e provare il tiro. Ma lo puoi fare una volta, due volte, poi devi giocare insieme alla squadra, caro profeta. Uno, due tocchi, passi la palla e vai camminando, perché il calcio tuo è quello di 30 anni fa, non si fa più, hai capito? Comunque, sicuramente lo riconfermo, perché anche perché è un investimento che ci è costato parecchi soldi, le ultime prestazioni hanno lasciato qualche speranza in più. Magari un altro anno riusciremo a vedere quello che sarà in grado di fare. Reparto attaccante, che poi è quello, diciamo, dove è, non è che c'è tutta questa grande imbarazzo della scelta. Vabbè, c'è qualche giovane, lo diciamo subito, così ce li togliamo subito dalle palle. Correa, José Correa, questo di qua, giovanissimo proprio, è arrivato a gennaio, adesso non mi ricordo da dove, mi sembra che aveva pure un nome strano che gli avevano dato, adesso non mi ricordo. Federico Bonazzoli, che comunque non è più nostro, va alla Samp il prossimo anno. Ciao Federico, mi dispiace che ti hanno venduto, sinceramente, che avrei voluto tenerti, non so, o magari darti in prestito più che venderti, ma comunque l'hanno pagato bene, quindi secondo me è giusto che sia andato via. Puskas, Jorge Puskas, questo di qua è un altro giocatore che secondo me merita di andare in prestito, merita di giocare, non posso stare. Allora, se tu devi puntare su questi di qua in un prossimo futuro, se questi di qua non crescono giocando, ma me lo vuoi dire come minchia facciamo a puntare in un prossimo futuro su un calciatore che fa due presenze in campionato e altri 10 minuti li fa in Europa League, ma in Coppa Italia, in Europa League fa qualche altro minuto, ma dove cazzo, cioè come facciamo a puntare sopra di questi di qua? Questi sono tutti giocatori che devono, tutti i ragazzi che devono giocare, quindi non lo venderei sicuramente, però lo farei crescere in prestito, una bella squadretta, che ne so, tipo Sassuolo, tipo una squadretta tipo Chievo, che ne so, queste squadrette che comunque si può mettere in mostra, si può giocare il posto da titolare. Poi Podolski, via Podolski, cioè io ti ringrazio, guarda, io ti ho sempre stimato come calciatore, secondo me sei stato un buon calciatore, hai giocato sempre a buoni livelli, hai avuto le tue diciamo i tuoi anni magici, i tuoi anni d'oro, però sicuramente questo Podolski che è arrivato qua, è arrivato un Podolski senza forma, senza condizione, senza né arte e né parte. E ha fatto un gol, sì, che ci ha fatto vincere la partita, ma ci mancava pure che non vincevamo 9 contro 11. Lasciamo perdere, perché poi lì c'è, questo è il reparto, andando per dire che secondo me chi va e chi non va. Poi poi seguiranno altri video da qua alla fine del mese, e alla fine di giugno. Comunque, Podolski, ti ringraziamo di tutto, grazie per quel gol, ciao, te ne affanculo. E il Trenza, e Trenza Palazzo, con il numero, vedete come si calmano gli animi, cioè mi nomini Kuzmanovic e divento una merda, mi nomini Palazzo e sicuramente vado più calmo, perché comunque il giocatore che ha sofferto tantissimo quest'anno quel cazzo di infortunio.
Poi quest'anno ci sono stati i mondiali ti massacrano, come sempre, noi siamo sui, nei mondiali, l'abbiamo sempre al culo l'anno dei mondiali, l'abbiamo sempre al culo. È successo 4 anni fa con Milito, la stessa cosa l'anno dopo, irriconoscibile, ma irriconoscibile, pieno di infortuni e tutto. E ora è successo pure con Balassi. Ha avuto infortuni, è andato al mondiale lo stesso, ha giocato, sono arrivati, dove cazzo sono arrivati? In semifinale, in finale, manco mi ricordo, mi sembra che in finale sono arrivati con l'Argentina, sì, Argentina e Germania, adesso manco vedevo un voto di memoria, se non sbaglio sono arrivati in finale. Sono arrivati, insomma, comunque ha giocato il torneo, ha fatto anche delle presenze, tutto, giocava con una caviglia a pezzi. Rientrato dalle vacanze, cioè è andato in vacanza, rientrato dalle vacanze, Rodrigo Palazzo non stava nemmeno all'impiedi, non stava nemmeno all'impiedi. Dopo un altro mese e mezzo, se non mi ricordo male, che è stato a riposo, tutto e l'altro, mentre già eravamo giunti a settembre, è iniziato di nuovo ad allenarsi. Tra l'altro io feci un video in quel periodo e lo dissi, ragazzi, per vedere il Palazzo mezzo, dobbiamo aspettare almeno fine dicembre, primi di gennaio, perché questo di qua non si riprende. Prime partite sono state scandalose. Da gennaio in poi è iniziato a giocare. E quando girava Palacio, girava la palla, perché lui correva, metteva la pressione, giocava, sapeva giocare la palla, passava i palloni all'attaccante. Insomma, ha fatto 8 reti. Pochi in confronto agli altri anni, pochissimi, però non stava bene. Rodrigo Palacio, secondo me, è uno dei pochi esseri che va criticato, assolutamente. Per cui non ho niente da dire. Adesso non so bene com'è a livello contrattuale, come sono messi loro, ma credo che questo, cioè, non gli scade il contratto. Per cui, e non ne vedo nemmeno il motivo per cui dobbiamo cacciare un giocatore come Palacio. Non lo vedo io il motivo di tutti questi 4 coglioni lì che ogni volta rompete il cazzo. Che ogni volta dovete sempre criticare a tutti e a tutti, pure i buoni criticano. Non vedo il motivo perché dobbiamo cacciare a Palacio, che si fa il culo così. Non lo vedo io il motivo. Oh, quindi, che l'età? No, ci sono persone ancora più grandi di Palacio, che giocano ancora meglio di Palacio, quindi non diciamo cazzate. E poi il numero 9, Mauro Icardi. Allora, lì ci sarebbe da parlare di diversi minuti, però ovviamente mo io sto staccando perché già mi sono rotto il cazzo. E ragazzuoli, Icardi è un grandissimo testa di cazzo e nessuno lo mette in dubbio, fa, diciamo, una vita un pochettino così, vedi sempre fotografie di qua di là, sempre che si vanta con quest'altra lì, si vanta con Vanda. Fotografie di qua, di là, vicino alle tette, messo così, sotto l'altro. Insomma, fa quello che cazzo vuole della sua vita privata. Ha fatto una mala parte a Maxi Lopez, è stata la moglie che ha fatto una mala parte a Maxi. Non me ne fotto un cazzo a me di quello che fa nella sua vita privata. Soprattutto se poi alla fine la sera va a dormire regolarmente e non fa casini, e non lo vedi in giro ubriaco, e non lo vedi in giro a fare bordelli. Sta a casa con sua moglie, la sua ragazza, che cazzo è, con la bambina, ok? Se poi è ovviamente un bambino, quello è un altro paio di maniche. Ma qua bisogna discutere. L'Icardi calciatore, e l'Icardi calciatore dice che a 21 anni ha fatto 22 gol in campionato con 4 rigori, 5 rigori di cui uno sbagliato, 4 rigori e 18 gol, più quelli che ha fatto in Europa League e in Coppa Italia, ok? Oh. Io dico che se uno si mette a criticare Icardi per quello che ha fatto a 21 anni, è soltanto un coglione che non capisce un cazzo. E mi dispiace che c'è gente pure che ne capisce di pallone che parla, ma solo perché ce l'ha con lui, perché mo è quello, è così che deve andare, punto. Ma non capito né merito cazzo, è che siete con la testa così, e solo gli sciocchi non cambiano idea, e fate parte sicuramente degli sciocchi, perché uno che ti porta sti numeri può solo migliorare, perché da 21 a 25 ancora si migliora, può soltanto migliorare, e io voglio vedere Icardi un altro anno. Dici, non voglio rinnovare. Ma perché, secondo te, che è giusto che Kuzmanovic di merda ha preso 1.400.000 e Icardi 800.000 euro? Porca puttana, che doveva rinnovare? Li dovevamo mandare a fanculo?
Questo è il primo video di una lunga serie. Per adesso vi saluto. Ora la prossima parleremo di tutte le partite. Comunque non vi anticipo niente. Un caloroso saluto nell'azzurro.